Allora, Zibo, prima domanda. Zibo 90, Ask Power. Bella Power, se tu dovessi scegliere un giocatore qualsiasi per vincere una partita, non il più forte, for attenzione, chi sceglieresti? Sicuramente un giocatore ovviamente americano, e per quello che ne so io, sicuramente un giocatore come TP o Parasite. Gagli 24-03. Allora, Gianni, ti chiedo, stai giocando in claw con nuovo Barn? Gioco ovviamente in claw, non riesco a giocare con il Barn con le palette sotto perché ormai sono troppo abituato a giocare in claw e mi pare strano a me giocare con le dita normali. Poi, Patavinus, Geoffrey, ma è un giveaway con i prodotti che ti sponsorizzano? Sì, questa è una cosa che vi dico ora, sto per fare un nuovo canale che tornerà molto più attivo di prima, un vero canale serio con tutti i consigli, tutti i video che voi chiedete sempre e metterò in palio, penso, proprio il prototipo della Barn. Poi, andiamo avanti. Oddio, quante domande, raga, piano. Allora, Furli, farai un setup tour prima o poi? Sì, lo farò sempre in quello che parlavo del nuovo canale. Farò vedere tutto, com'è la mia stanza, cos'ho, eccetera, eccetera. RexTube, farei mai vari contest? Già ho risposto prima, non ti preoccupare. Idrogero, player americano preferito? Parasite, Clayster, Crimsix, Formal. Ce ne sono parecchi che mi piacciono di giocatori. Poi, ultimamente stai giocando sia con R che con SMG. Quale ti trovi meglio? Vorresti continuare su sto gioco? Allora, io mi trovo meglio. Non è che mi trovo. È indipendentemente. Con l'R faccio determinate cose che con l'SMG non posso fare. Non è un fatto di con cosa mi trovo meglio. È che in base all'arma cambia il mio modo di giocare alcune mappe, alcune modalità. Sinceramente, con l'R in alcune mappe mi sento più confident perché ovviamente sono più larghe e quindi mi danno più spazio per fare più cose. Poi, oddio, quante domande. Nico Cedro, il player di COD più forte secondo te? Secondo me il player più forte al momento, Crimsix, Formal, lo stesso Jacob che è migliorato tantissimo, ora sta diventando uno dei giocatori secondo me più forti della scena internazionale. Poi, Road to Vicious, che consigli dai ad un team di 4v4 da poco confermato su PS4 di cambiare console? Questo è il consiglio che vi posso dare, cambiate console, andate sulla One. Nine Chronics, ciao Gio, volevo chiederti come mai hai litigato con Riccardo, Paradox Odio? Ah sì, perché una volta non ci volevano far giocare con un pick-up un torneo, mi sembra, di Titanfall, e noi ci conosciamo da anni, però ugualmente abbiamo giocato 4 contro 5 e li abbiamo battuti, sono entrato in loro parte e l'ho insultato, perché ovviamente siamo amici da tantissimo tempo. Spectrem, perché non giochi con il cecco e le mitragliatrici pesanti? Non è vero che non ci gioco, con il cecco solitamente lo uso in cerca e distruggi, chi ha visto le mie streaming o comunque le mie partite, pure durante la LAN delle qualificazioni regionali, per esempio ho giocato con il cecchino, sia il match contro i UFL, ma anche quello contro i TC. Quello contro i Fabe, tra l'altro ragazzi contro i TCM ho fatto un quickscope a centro mappa a Shane, bellissimo, una battaglia di cecchini. Poi Zanzibar Game, tua madre come l'ha presa quando hai cominciato a giocare con Pei? Beh, penso di avervi già risposto tante volte, all'inizio non benissimo, non capiva, diceva cosa sta facendo, questo è pazzo, poi ora ha visto che le cose sono mosse e quindi è tranquilla. Gagli, quando inizierai le varie serie? Beh, le inizierò su quello che è il nuovo canale che sto per fare, è un canale incentrato molto su COD e rifarò tutto quello che ho fatto praticamente su Ghost, quindi che aveva fatto tanto scalpore, mi ero ritagliato una bella fetta di utenze e così via. Poi, Faster Jedi chiede: ti sembra giusto che qui in Italia se una persona appena ha iniziato a giocare competitive venga emarginato dagli altri perché non è ancora abbastanza bravo? È come in ogni sport, non puoi pretendere di andare a giocare con i giocatori di Serie A se vieni dalla terza categoria amatoriale. Questo è un esempio. Ovviamente, cioè, non è che vieni schifato, è solo che i giocatori preferiscono ovviamente qualcosa di qualità per allenarsi. Già è difficile trovare scrim o comunque allenamenti di qualità da fare. Karma TV chiede: bella Karma, bella Albe, quando metteranno in vendita il nuovo prototipo di Barn? Allora, non è quando lo metteranno in vendita, più che altro quando verrà rilasciato. Io penso durante il CodeChamp o poco dopo, da quello che mi hanno detto. Per ora stanno collezionando da noi che siamo i tester, diciamo, di questo nuovo Bar Controller, i vari paragoni, le varie, diciamo, cosa ne pensiamo, come può essere migliorato e così via. Power, chi è più forte dei tuoi compagni? Me lo chiede Manuel Ferrazzani. Non c'è uno più forte, sono tutti più forti in quello che fanno. Sono contento infatti di giocare in questo team. Posso solo imparare da persone come loro ad aumentare le mie abilità e diventare più forte. Se avessi tempo per prepararti, useresti il nuovo Burn? Mi ci vorrebbero mesi, quindi non penso. Ci vorrebbe veramente troppo tempo perché sono troppo abituato a giocare in claw. Allora,
Real Tanta chiede: cosa ne pensi di ritornare a giocare con il Team Sublime? Ti piacerebbe tornare con Flito? Assolutamente no, è una persona con un ego spropositato e sinceramente proprio no. Mi trovo bene col team in cui sono adesso, stiamo facendo passi da gigante, ci vuole del tempo perché il livello americano è un livello troppo alto rispetto a quello europeo, non si gioca più come un tempo, non ci sono più tutti i team europei di una volta, la scena europea sta un po' morendo, quindi è per questo che è un pochino un periodo difficile. Cosa ne pensi del continuo cambio roster degli enti? Ti chiede Zephyrus72TV. Cosa ne penso? Che stanno sbagliando? Dovevano tenersi, sì, sinceramente, secondo me, il primo roster che avevano. Magari, ok, hanno fatto dei cambiamenti dopo la LAN, ma dovevano mantenerli e buttarsi in altre LAN o altri tornei per cercare comunque di prendere più costanza. Invece un cambio continuo dei giocatori fa solo male a quello che è la chimica del team. Poi Safericod chiede: consigli per chi gioca in Claw su PS4? Non ci sono dei veri e propri consigli. Il joystick fa schifo perché ha gli analogici vicini. Come va il rapporto con Colga? Bene, come deve andare? Abbiamo sistemato i nostri problemi e così via. Poi Spec97 chiede: come ti sei appassionato al competitive? Diciamo che vedendo i tornei, gli eventi con migliaia di persone che facevano da spettatori, ho sempre sognato di trovarmi lì, di giocare a un evento americano. Non avevo mai creduto fosse possibile, ci sono arrivato e sono arrivati anche comunque le vittorie, i bei risultati, come i momenti brutti, come tutte le partite perse in LAN, e non ci si può fare niente. Poi Amaxi chiede: che livello sei su WoW? Sono al terzo prestigio, livello 43, mancano 2000 punti al 44. Brandy, che consiglio ai team appena nati? Cosa consiglio ai team appena nati? Buttatevi a fare ODC tutti i giorni, tornei il più possibile, cercate di imparare dagli errori, prendendo dei player d'esempio per ogni singolo elemento del team. Allora, Zibo chiede: sai nulla del competitive su PC? Intendi di COD? Ormai è praticamente morto, quindi è proprio di nicchia. So poco che niente di COD su PC. Allora, Antox, questa domanda è meglio skipparla. Dolka chiede: secondo te che team potrebbe entrare Andex? Non lo so, da quello che so sta facendo un team di washed up tipo con True Magic, Banshee e così via, ma non per giocare seriamente, penso solo per fare qualcosa. Xclover chiede: già farò un video dove spieghi i vari ruoli e i movimenti del ruolo. Certo, già l'ho detto questo, che verrà fatto tutto sul nuovo canale che dovrebbe nascere a breve. Atom chiede: modality Atom, ciao Atom. Se ti chiedessero un nuovo contratto con la Scuf, lo accetteresti al posto della Burn? L'hanno già fatto, sono rimasto con la Burn perché mi trovo meglio, collaboro con loro da 2 anni, abbiamo dei progetti da avviare ora fino al COD World Championship, quindi non mi va di lasciare delle persone in genere che mi hanno supportato e aiutato tantissimo. Poi, Safety Code ancora: è vero che ritornerai con Donny dopo il CVC? Certo, ci sto proprio tornando. Googly di nuovo: quando usciranno i nuovi ban? Già ho risposto prima. The Dark Shadow, come vedi il tuo futuro da player? Domanda, questa è una domanda veramente cattiva. Non lo so, spero più luminoso possibile, spero che questo sicuramente non è il mio ultimo anno di COD. Spero di riuscire a, ovviamente, a fare qualcosa quest'anno di grande a livello europeo, almeno se non riusciamo a livello del COD World Championship, e di continuare con questo roster il prossimo anno in modo così da avere già un affiatamento tale che ci può dare solo una spinta in più per il prossimo anno. Poi, allora, Antox chiede: sai già quando inizia la Lega con i subs? Se riesco anche questa settimana, pensavo nel fine settimana. Power Tipisha: sì, mi spieghi meglio il ruolo dell'ancora? Non esiste più il ruolo dell'ancora, quello c'era su Black Ops 2. Era una persona che era dedita a controllare la zona dello spawn, i primi secondi della hill o durante la rotazione, in modo da difenderla, far spawnare i compagni là vicino, e poi alla persona che entra nella hill e manda gli altri fuori, li fa swarmare, cioè vanno in giro per la mappa a uccidere i nemici e evitare che entrino dentro la hill. Poi andiamo avanti. Road to Vicious chiede: Power, per piacere, saluti il mio amico Sperle97. Vabbè, bella Sperle. Poi andiamo avanti. Faster Jedi: che differenza c'è tra il supporter e l'ancora? Il supporter è un ruolo di supporto, quello che ferisce gli avversari o elimina gli avversari feriti, che supporta quindi il gioco degli SMG. L'ancora è un ruolo molto più difensivo, più dedito comunque allo spawn, al controllo di una zona. Ragazzi, abbiamo fatto veramente troppi minuti. Io rispondo all'ultima domanda. Ora me la cerco random. Qua voglio quella di chi è? Di Dolka. E poi finiamo con quella di Fakes. Quindi finiamo qua questa live. Allora, Dolka chiede: che top penserei di fare a Los Angeles? Io spero di superare la top 8. È veramente difficile perché il livello delle scrim che abbiamo in Europa non è così alto. I problemi di connessione sono molto più elevati rispetto all'America ed è molto difficile praticare e allenarsi. Io spero di entrare nella top 8 o di superarla, anche se sarà veramente difficile.
Ovviamente siamo gasati, lo vogliamo fare e ci vogliamo provare in tutti i modi. Ora, ultima domanda, Fakes, hai mai pensato a quando smetterai e quando avrai smesso a cosa fare dopo? Ci ho sempre pensato a questa, è una cosa che ci penso sempre tuttora. E, il mio sogno sarebbe lavorare per un'azienda come l'Activision, per esempio qui in Italia, organizzare eventi, tornei, cercare comunque di creare pubblicità, e spargere comunque il nome di Cody in modo da far salire il competitive anche qui in Italia, cosa che l'Activision ha il potere di fare, ma non ha la tecnica, penso, non ha l'abilità di fare o non ha le giuste persone che si occupano di questo. Questo è quello che mi piacerebbe tanto fare. Un'altra cosa sarebbe entrare nel mondo di YouTube e sfondare lì, o comunque lavorare per un'azienda o qualcuno che organizza queste cose in Italia e farla crescere. Ovviamente ho la conoscenza per queste cose, e non lo dico perché devo fare il superiore, ma perché so, cioè, come funzionano queste cose, so cosa piace alla gente e so cosa potrei fare per far crescere, diciamo, il numero di persone e così via. Comunque io vi ringrazio per aver seguito questo video, ragazzi. Diciamo video, un live streaming sul mio canale. Ora lo metterò su YouTube, quindi vi faccio un saluto. Let's go, invece, un saluto a tutti voi che avete fatto le domande. Let's go!